Grazie, benvenuti in questo nuovo video. Un video pieno di novità. Adesso sono entrata, sono salita a recuperarvi. Sono così, praticamente avevo sulle scarpe da ginnastica, ma le ho tolte. E ho questo vestitino che è un vestitino di H&M. E soprattutto, guardate, ho tagliato i capelli. Sono felicissima di questo taglio. Tra l'altro, il mio parrucchiere è stato bravissimo perché me li ha tagliati così da capello asciutto. Li ritrovo bellissimi. Finalmente mi sento dei capelli gonfi, belli, sani, in ordine. Cioè, non che prima fossero in disordine perché comunque ho i capelli iperlisci. Però comunque quando diventano troppo lunghi a me non piacciono, ma perché secondo me su di me non stanno bene, anche perché ho un capello molto fine, liscio, e poi ho il viso che comunque anche lui dice molto magro. Vado bene così, insomma. Io oggi li ho asciugati, ho fatto una treccia, questo è il rimasuglio delle trecce che faccio ogni volta, però vedete che bello, cioè proprio mi fa la testa bella gonfia ed è una cosa che a me piace un sacco. Ora mi rimetto in testa gli occhiali, ma solo perché poi devo andare ad acchiappare il mollettone, perché adesso scendo. Stavo dicendo che è un video pieno di novità, nel senso che anche qua dietro di me, aspettate che non so se si capisce, ok, da qui lo vedete laggiù, quello ho trasportato. Qui c'è lo scopettone, il Dyson, e ho rifatto il letto. Infatti qua ci sono le coperte nuove che poi devo andare a rifare il letto e a mettere. Qua giù c'è il mobile che c'era giù in soggiorno, quindi per chi mi segue su Instagram avrà già visto questa novità, questo spostamento. Ho portato sulla libreria e ho deciso, adesso facciamo che vi mostro, ho deciso di arredare questa parte in questa maniera. Così mi piace tantissimo. Stamattina poi sono riuscita a configurare il telefono e quindi, insomma, configurandolo ho avuto bisogno del mio computer, quindi è lì appoggiato. E poi in realtà va qua. Ho messo tutte le scatole che sono quelle di IKEA, che poi avevo messo all'interno praticamente dell'armadio. Però mi piace che siano qua e che si vedano. E tra l'altro veramente mi piace un sacco questo mobile qua. Sarà che forse comunque c'è il pavimento che è proprio molto di legno, perché questo è un legno vero, questo che abbiamo qua sopra. E qua ci sono tutti i miei libri, ci sono delle cosine che mi ha fatto Raffaele, vedete, la sirenetta, i lavoretti, alcuni dei lavoretti che mi piace tenere. Di qua invece, insomma, il computer, questi ci sono dei fiori della Pampas che Francesco ha trovato in un condominio, li ha tagliati e me li ha portati a casa, quindi lì in quel vaso di vetro trasparente che è stato un regalo della zia di Francesco, che quindi, insomma, ho qui sulla cassettiera. E tra l'altro, poi io tralascio questa cosa, ma ho spostato la cassettiera, non la caffettiera, ma la cassettiera nella parte più bassa della mansarda, quindi vedete. In questa maniera mi piace un sacco perché, aspettate che guardo facendo la retro, il letto è in combinato con la cassettiera, quindi mi piace un sacco che invece di stare vicino all'armadio sia praticamente dietro il letto, e insomma si noti che sono dello stesso modello. Fatemi sapere cosa ne pensate. Qua così avevo passato tutto, ho lavato, pulito, qui col mio Dyson sempre in azione. Ma quello di cui voglio mostrarvi oggi, che mi viene anche il sorriso, è che dopo un sacco di anni praticamente andiamo a gestire quello che è il box, quindi tutta la parte giù. E mi si sono ingarbugliati tutti i capelli, ok, tutta la parte giù. E finalmente oggi siamo andate alle Leroy Merlin e abbiamo preso, ci siamo decisi tra mensole e scaffali, abbiamo optato per degli scaffali che mi auguro, insomma, andranno bene, staranno bene. Alla fine nel box riesco a portare dentro la macchina, quindi sarà adibito a quello, cioè farà esattamente solo ed esclusivamente la sua funzione, cioè quella del box.
E quindi a lato voglio, cioè, volevo comunque utilizzare tutte le pareti laterali per le scaffalature, un po' per dispensa, un po' comunque per scatole di IKEA che io ho, e per avere insomma più che altro tutto in ordine. Ma anche a livello mentale, perché poi ne volevo suddividermi, insomma, così capisco bene quando mi mancano determinate cose, dal latte alla passata di pomodoro, ai succhi, a quelle cose che comunque in casa sono abbastanza fondamentali, e soprattutto che siano non a terra, ma non lo sono mai state, perché comunque adesso avevo uno scaffalino che è quello di legno di IKEA. Ma comunque tutto lì era troppo, cioè l'ho ordinato bene, ma comunque volevo insomma qualcosa di più ampio che mi contenesse di più. Quindi facciamo una prima parte del box con la prima parte di parete del box, così perché poi abbiamo dovuto calcolare anche l'apertura della Claire del box che aprendosi in alto non potevamo spingerci troppo in avanti. E quindi abbiamo preso tre scaffalature e poi dobbiamo adesso capiamo con queste scaffalature perché poi se ci dovessimo trovare bene ne prendo altre di scaffalature, altrimenti pensavamo a delle mensole. Quindi siccome abbiamo un'altra parte di 2,50 m in più abbiamo una parte di 4 metri, dobbiamo un attimino organizzarci al meglio e ho trovato queste scaffalature, tra l'altro Leroy Merlin, fantastiche perché hanno ogni ripiano in legno, ma sono molto resistenti e sostengono 175 kg a mensola, quindi direi che è più che sufficiente. Ora scendete con me che così vi mostro e facciamo questo lavoro insieme. Qui c'è Franci, adesso sarà alle prese con non un mobile IKEA, ma un mobile Leroy Merlin. Peggio. Peggio, dici? Questo è il mobile, si chiama Pocherino. E boh, ci è piaciuto subito, a parte che comunque qualità-prezzo sembrava il migliore, infatti era subito proprio esposto. E quello che adesso andiamo a pensare sarà quello di iniziare ad allestire almeno tutta questa parte qua di parete, perché comunque vedete che è tutta libera, cioè tutto il box praticamente là in fondo. Ci sono gli attrezzi che sono quelli di Franci. Di qua è tutto libero, mentre di qua praticamente quello che c'è è questo mobile, questo che è uno scaffale, quello famoso di IKEA, che tra l'altro è fantastico, perché comunque contiene e riesce a sorreggere un sacco di cose. Però io voglio andare a svuotare tutta quella parte là sotto in maniera tale, adesso i bambini mi hanno tirato fuori di tutto, però fare in modo che quella parte la usino loro per i loro giochi e soprattutto spostare tutte le scatole sopra questo mobile. E poi niente, da questo lato avevate già visto, insomma, che ho messo questo mobile che qui, che è il mobile di IKEA, dove Francesco comunque è andato a riporci tutte le sue cosine. E qua c'è la cuccia di Daisy e niente, qui c'è sempre Franci che adesso è alle prese con questo. Poi comunque ne abbiamo presi tre da 90 centimetri l'uno e quindi saranno 270 centimetri. Andremo a riempire tutta la parte e io penso, Franci, che poi dopo che hai fatto il primo sarà più semplice, no? Perché dovresti capire poi come funzionano gli altri. Forse che è più facile nelle istruzioni, no? Ecco. Dai, Franci, che ti piace montare questi mobili, vero? Ecco, adesso bisogna cominciare a decidere le altezze, quindi sarà un bel disastro. Lì ce li avevano più o meno tutti da 50, erano? No, 50, ti ricordi che volevo guardare le altezze di quello lì? No, e poi toglierlo Se non è è semplice. Quindi cosa stai facendo tu? questo è, devo già cominciare a mettere qualcosa. Faccio la struttura, non riesco ad andare avanti, così è troppo basso.
Così e basta, adesso prendo il metro. Il primo pianale dove ce l'aveva. Non abbiamo la foto. Guarda che lì c'è la foto lì del disegno, eh. Qua. Sì, quindi sarà lì a due. Cioè, il primo è quello che deve stare un pochino sospeso da terra, che se dovesse allagare qualcosa. Molto semplice. Ma poi comunque bisogna solo del martello, giusto? Sì. Allora, con oggi uno è montato, ma non andremo oltre, vero? Direi anche di no. È un animaletto, però, Raffaele. Adesso lo dobbiamo mettere dentro. Sì, adesso lo portiamo dentro, poi così facciamo le cose con calma. E anche perché poi tanto andranno fissati al muro, giusto Franci? Ma secondo me no. No, sono veramente solidissimi. E poi mi piace un sacco questo legno appoggiato su ogni mensola, vero? Sì. La caccarola. Però vabbè, sottofondo è questo sempre. Comunque questo è il... Queste sono le scatole ed è così, queste sono le dimensioni, tutto quanto. Vabbè, io sono felicissima, adesso... Sì. Vuole giocare, adesso arriverà, vedrai. Sì, che sono stanco. Sei stanco. Allora, laggiù c'è Samu che sta andando a mangiare la tartaruga e la mela e la Daisy è arrivata e si è mangiata la sua mela. Io adesso devo stendere e qua Franci... È con il terzo scaffale, terzo e ultimo? Sì. Vuoi che oggi andiamo a comprare un altro? Sì, due magari. Io ne metterei altri. Cioè, guardate. Altri due. Guardate che belli. Sono proprio così. Tra l'altro sono comunque rigidissimi. Noi avevamo quelli di prima che erano una cosa obbrobriosa perché dondolavano. Invece questi sono proprio rigidi. E ogni ripiano sostiene 175 kg, quindi direi che è più che sufficiente. Così. Beh, fatto il primo, Franci, vero che riesci meglio anche con gli altri? Ieri è stato un pochino più complicata. Sta proprio bene, Franci. Anche da fuori, vediamo. No, non ci dà per niente fastidio, è tutto a lato. Sì. A parte che secondo me Gigi, dimmi, puoi anche non fissarli, ma anche secondo me ci credi? Perché mi sembrano proprio, se tu dovessi essere sicuro, adesso vedi tu, però io ne metterei tre di qua così proprio. Bubu, sedete, sono qua adesso.